È il grande giorno delle semifinali di Coppa Italia di Serie A2. Si parte tra pochi minuti con la super sfida tra Futsal Cobà e Napoli. 6 gol anche per il Napoli, che rimonta, sconfitto 6-1 il CUS Molise. Dicevo, 8 diffidati, 7 in campo. Attenzione, va via Arillo, prova il destro, puntata di poco al largo. Fiuza che mette fuori causa il giocatore del Napoli sul secondo palo. Ancora Ozian, il destro, pallone di poco al lato. Secondo fallo per il Cobà, recupera Guga, va via secco ad Arillo. Guga prova il sinistro, Gagno si oppone. Situazione pandemica che purtroppo tutti conosciamo. Parte Manfroi col sinistro, la deviazione. Si salva Gagno, prova a innestare la transizione in Napoli. Rinaldi, il cambio fronte, Milucci! Dovrebbe essere gol, e così è infatti. C'era un buco nella rete, passa in vantaggio il Napoli. 1-0, lo mostra proprio Tiziano Chilelli, pallone che è carambolato sul palo, è finito in rete, 1-0 per il Napoli. Ancora sul suo capitano, tocco per De Simone, De Simone di destro, apre il piatto, questa era una grande occasione per il Napoli. Il soffitto, pallone che torna al Cobà, Borsato in posizione di pivot, lo scarico all'indietro per Mateus, è un super gol di Mateus, 1-1, che prodezza, puntata sotto l'incrocio. Pesato nella scelta di Basile sull'esclusione di Foglia, Borsato recupera il pallone, prova il destro, Gagno in due tempi, poi prova a intervenire Del Pizzo. Mentre dal coordinamento ci informano che il Manfredonia, attenzione, c'è un giallo per simulazione a Manfroi e rosso, superiorità numerica per il Napoli. Rinaldi per fortuna, ancora Ozian, Arillo ha un po' di spazio, Arillo il destro, scheggia il palo, Arillo la finta, Ozian il destro con la punta, pallone largo, Arillo, Fortino ancora per Turmena, il sinistro, il Napoli si riporta avanti, pallone sotto le gambe di Fiuzza, 2-1, il gol lo firma proprio Turmena. Bagalini, il tocco per Persek, pallone che finisce a Sgolastra, numero su Arillo, dai, vai con Persek, il sinistro di Sgolastra, grande parata di Gagno. Bagalini, dai e vai con Fioretti, Persek sbaglia il servizio per Sgolastra, entra Rinaldi in sinistro, grande parata di Fiuzza. 8 gialli se ho contato bene in questo primo tempo, uno dei quali ha portato a un rosso perché Manfroi ne ha rimediati 2, Borsato, dai e vai, il destro a 5 secondi dall'intervallo, il guizzo del bomber, Borsato. Finiscono 20 minuti emozionanti, bellissimi, con 4 gol. Persek riesce a controllare l'argentino, il sinistro, Gagno dice di no. Del Pizzo, il tocco al centro, la girata di Borsato e calciare in quella posizione così pressato, Fioretti a campo, prova il destro, palo clamoroso, complice la deviazione di Gagno, grande giocata di Fioretti. Vediamo prima la punizione, Ozian lascia lì per Turmena, il sinistro, grande risposta di Fiuzza. Pallone per Turmena, sfida Persek, gli porta via il pallone l'argentino. Attenzione perché c'è un 2 contro 2, Sgolastra, va via Ozian, il destro, grande risposta di Gagno. Sfuma la chance di transizione del Napoli. Ozian, il destro, pallone deviato, ci dovrebbe essere angolo. Recupera Ozian, sta salendo la pressione comunque del Napoli, avanza lo sloveno il sinistro. Allora riattacca la squadra di Piero Basile, Ozian alla sterzata, lascia lì Mateus, prova il sinistro. Tocco sul secondo palo, grande diagonale di Fioretti, poi c'è un fallo netto, attenzione perché anche Arillo è diffidato, il destro di Borsato. Turmena, la finta su Persek, Turmena, lo scarico sul secondo palo, Sgolastra rischia l'autorete, mi è sembrato Fortino addirittura che abbia respinto il pallone. Diffidato, però era già ammonito, attenzione Fortino, Fortino! La suolata, il destro, mette il pallone alle spalle di Fiuzza, torna avanti il Napoli. È rientrato tra i pali Fiuzza, 5.59 alla fine, tocco per Persek, ottimo controllo, il sinistro, altra grande giocata. Ma scorre il cronometro che in questo momento è amico del Napoli, Guga, da conclusione di punta sul secondo palo, non si fa ingannare l'argentino.
prova il sinistro dalla distanza Perzek. Partita emozionante fino all'ultimo. Mateus, lo scarico per Guga, prova il destro, Gagno risponde come può. Perzek, circondato da avversari, sgolastra, riesce a trovare Guga, 12 secondi, 10 secondi, sgolastra, prova il destro, cerca la correzione Perzek, non riesce a trovare il pallone. Dopo aver vinto il suo girone, aver conquistato la promozione in Serie A, il Napoli vola in finale della Coppa Italia di A2.